Ci hanno sempre detto che la crusca è il materiale di scarto dei cereali. Sbagliato. Ciao, sono Simona Vignali, naturopata, esperta di salute naturale e alimentazione sana. E tu stai guardando la mia rubrica di domande e risposte per il tuo benessere. Oggi rispondo alla domanda di Stefania da Napoli che mi chiede cosa fare per disintossicarsi. Simona, ciao, sono parecchi mesi che mi sento gonfia e intossicata. Vorrei sapere da te cosa mi consigli per depurarmi, ma non amo prendere rimedi, vorrei farlo con i giusti alimenti a tavola. Tu che hai sempre tante soluzioni, cosa mi puoi dire? Grazie di cuore. Ti capisco, Stefania, sentirsi gonfi e intossicati è una sensazione molto comune. Molti miei clienti si rivolgono a me come naturopata proprio per questo, quindi non sei sola. Un trucco semplice per iniziare ad assumere un concentrato depurativo è bere un bicchiere di acqua calda con mezzo limone spremuto come prima cosa al mattino, come spiego in questo video. Ma non solo, ci sono alcuni alimenti specializzati proprio nella depurazione e uno di questi è la crusca di avena. Eccola qui. Bella, vero? La crusca di avena è il rivestimento esterno dei semi di avena, quindi una fibra, che però a differenza di altri tipi di fibre contiene anche tante altre sostanze buone, per esempio proteine, grassi insaturi, ha un basso indice glicemico, vitamine A, C e il set di sostanze antiossidanti e vitamine del gruppo B, indispensabili per il sistema immunitario. E poi minerali come magnesio e potassio che contrastano la stanchezza. Ecco i suoi benefici. La crusca di avena è un depurativo perché funziona come regolatore intestinale. Contiene avenina, una sostanza che stimola l'intestino e la funzionalità epatica, e lisina, un composto dalle alte capacità depurative e un potente attivatore del metabolismo. Riduce l'assorbimento dei grassi, se assunta con regolarità, quindi aiuta a contrastare la formazione di colesterolo. Ha un basso indice glicemico, come dicevo, per cui non innalza la glicemia quando la si mangia e aiuta a ridurre l'assorbimento di eventuali zuccheri assunti nello stesso pasto. Nelle diete è utilissima perché contiene beta-glucano, una sostanza che nello stomaco aumenta di volume e dà un senso di sazietà. È questa massa che riduce l'assorbimento di grassi e zuccheri. Quindi aggiungere crusca d'avena ai nostri pasti aiuta a mangiare meno e accumulare meno grassi. Come si assume? La trovate in compresse, nei prodotti da forno o al naturale come sacchettini di crusca. Io consiglio di assumerla al naturale come alimento, così la cucina diventa una dispensa di salute, come dovrebbe essere, e non di veleni. La crusca d'avena è davvero fantastica, vero? Ma non è l'unico cibo che vi può fare bene. Sul mio canale troverete tantissimi altri alimenti sani e inaspettati che potete mangiare. E per conoscerli tutti è semplice, basta iscriversi con un clic, così. La crusca di avena si può usare in tantissimi modi in cucina. Può essere consumata così, tipo porridge, mescolata al latte, preferibilmente vegetale per stare più leggeri, insieme ai cereali a colazione o al muesli, nello yogurt, nei frullati, nella macedonia, nelle zuppe, nelle insalate, oppure miscelata alla farina quando si prepara il pane o si fanno biscotti, torte o prodotti da forno, o magari aggiunta alle uova o una pastella vegetale per fare delle crepe salate o dolci o delle frittate. Ecco, hai visto, Stefania? Due cucchiai al giorno di crusca di avena ti aiuteranno a portare via le famigerate tossine attraverso l'intestino. Consiglio però di iniziare con due cucchiaini al giorno, non di più, e poi aumentare ogni giorno di un cucchiaino fino a due cucchiai colmi. Questo è il modo migliore di procedere per stare bene.
Avete visto? È semplice mangiare la crusca d'avena. Fatelo anche voi e scrivetemi come vi siete trovati nei commenti qui sotto. E fatelo fare anche ai vostri amici. Condividete con loro questo video e anche sui vostri social. E non dimenticate che sul mio sito, all'indirizzo nell'info box qui sotto, trovate tanti altri approfondimenti sulla crusca di avena e tanti altri alimenti sani. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao! Grazie di cuore! E do what I say.